Diario di Suor Faustina Kowalska. La misericordia divina nella mia anima. Versione radiofonica a cura di Radio Maria. Tenebre e tentazioni. La mia mente era stranamente ottenebrata. Nessuna verità mi sembrava chiara. Quando mi parlavano di Dio, il mio cuore era come un sasso. Non riuscivo a trarre dal cuore nemmeno un sentimento d'amore per Lui. Quando con uno sforzo della volontà cercavo di stare vicino al Signore, provavo tormenti gravissimi. Mi sembrava con ciò di spingere Dio ad un'ira ancora maggiore. Non ero assolutamente in grado di meditare, come invece ero solita fare in precedenza. Sentivo un grande vuoto nell'anima. Non riuscivo a riempirlo con nulla. Cominciai a soffrire la fame, la nostalgia di Dio, ma constatavo la mia completa impotenza. Provai a leggere adagio, frase dopo frase, a meditare in quel modo. Ma anche questo fu inutile. Non capivo niente di quello che leggevo. Davanti agli occhi della mia anima c'era continuamente tutto l'abisso della mia miseria. Quando andavo in cappella, provavo ancora maggiori tormenti, tentazioni. Talvolta per tutta la durata della messa lottavo con pensieri blasfemi. Premevano per giungere alle mie labbra. Provavo avversione per i santi sacramenti. Mi sembrava di non ricavare alcuno dei benefici che i santi sacramenti procurano. Mi accostavo ad essi solo per obbedire al confessore. E questa cieca obbedienza era per me l'unica via, la mia ancora di salvezza. Un sacerdote mi spiegò: queste sono prove mandate da Dio. Nello stato in cui sei, non solo non offendi Dio, ma gli sei molto gradita. Questo è un segno che Dio ti ama immensamente, che ha molta fiducia in te, dato che ti visita con queste prove. Queste parole però non mi diedero alcun conforto, anzi mi sembrava che non si riferissero affatto a me. Una cosa mi stupiva. Talvolta capitava, quando soffrivo tremendamente, che nel momento in cui mi avvicinavo alla santa confessione, all'improvviso cessavano quei gravi tormenti. Ma appena mi allontanavo dalla grata, tutti quei tormenti si abbattevano su di me, con un accanimento ancora maggiore. Allora io cadevo con la faccia a terra davanti al Santissimo e ripetevo queste parole: anche se mi uccidessi, anche se mi uccidessi, io confiderò in te. E mi sembrava di morire per quelle sofferenze. Il pensiero che mi tormentava di più era quello di essere respinta da Dio. E poi seguivano altri pensieri. A che scopo impegnarmi per la virtù, le buone azioni? Perché mortificarsi, annientarsi? Perché emettere i voti? Perché pregare? Perché sacrificarsi, annientarsi? Perché fare di sé un olocausto ad ogni passo? Con che vantaggio, se sono già respinta da Dio? A che pro tutti questi sforzi? E qui Dio solo sa quello che avveniva nel mio cuore. In un momento in cui ero tremendamente schiacciata da queste sofferenze,
andai in cappella. Dal profondo dell'anima dissi queste parole: Gesù, fa di me quello che ti piace. Io ti adorerò ovunque. Avvenga in me tutta la tua volontà, o Signore Dio mio. Io glorificherò la tua infinita misericordia. In seguito a quest'atto di sottomissione, quei terribili tormenti cessarono. All'improvviso vidi Gesù. Mi disse: Io sono sempre nel tuo cuore. Una gioia indicibile inondò la mia anima. La riempì di tanto amor di Dio che infiammò il mio povero cuore. Vedo che Dio non permette mai prove al di sopra di quello che possiamo sopportare. Mai. E non mi spavento affatto. Non mi spavento se manda all'anima grandi tribolazioni. Lui la sostiene con una grazia ancora più grande, sebbene noi non la notiamo. Un solo atto di fiducia in quei momenti dà più gloria a Dio che molte ore passate nel godimento di consolazioni durante la preghiera. Ora vedo che se Dio vuole tenere un'anima nelle tenebre, nessun libro, nessun confessore riuscirà ad illuminarla. O Maria, madre e signora mia, affido a te la mia anima e il mio corpo, la mia vita, la mia morte, tutto ciò che verrà dopo. Io metto tutto nelle tue mani. Copri col tuo manto virginale la mia anima. Concedimi la grazia della purezza del cuore, dell'anima e del corpo. Difendimi con la tua potenza da tutti i nemici, soprattutto da quelli che nascondono la loro malvagità sotto la maschera della virtù. O splendido Ciglio, tu sei il mio specchio, o madre mia. O Gesù, divino prigioniero d'amore, quando rifletto sul tuo amore, sul tuo annientamento per me, i sensi mi vengono meno. Nascondi la tua incomprensibile maestà e ti abbassi fino a me, miserabile. O Re della Gloria, sebbene tu nasconda la tua bellezza, tuttavia lo sguardo della mia anima squarcia il velo. Io vedo i cori degli angeli che incessantemente ti rendono onore. Vedo tutte le potenze del cielo che incessantemente ti adorano, incessantemente proclamano: Santo, Santo, Santo. Chi mai potrà comprendere il tuo amore, la tua insondabile misericordia verso di noi? O prigioniero d'amore, chiudo il mio povero cuore in questo tabernacolo, perché ti adori incessantemente, giorno e notte. Io non conosco impedimenti in questa adorazione, e anche se fisicamente sarò lontana, il mio cuore è sempre con te. Niente, niente può costituire un ostacolo al mio amore verso di te. Non esistono impedimenti per me. O Gesù, io ti consolerò per tutte le ingratitudini, ti consolerò per tutte le bestemmie, per la tiepidezza, per l'odio dei senz'odio, per i sacrilegi. Io desidero ardere come vittima pura e consumata davanti al trono del tuo nascondimento.
Ti imploro incessantemente per i peccatori agonizzanti. O Santissima Trinità, indivisibile, unico Dio, sii benedetta per questo grande dono, per questo grande testamento di misericordia. In riparazione delle bestemmie, o Gesù mio, tacerò quando sarò rimproverata ingiustamente, per ricompensarti in questo modo almeno in piccola parte. Innalzo a te nella mia anima un inno incessante, e questo nessuno lo immagina, nessuno lo comprende. Il canto della mia anima è noto soltanto a te, mio Creatore e Signore. Io non mi lascerò assorbire dalla frenesia del lavoro fino al punto di dimenticarmi di Dio. Tutti i momenti liberi li passerò ai piedi del Maestro, nascosto nel Santissimo Sacramento. È Lui che mi istruisce, fin dai miei più teneri anni. Scrivi questo. Prima di venire come giudice giusto, io vengo come re di misericordia. Prima che giunga il giorno della giustizia, sarà dato agli uomini questo segno in cielo. Si spegnerà ogni luce in cielo. Ci sarà una grande oscurità su tutta la terra. Allora apparirà in cielo il segno della croce. E dai fori, dove furono inchiodati i piedi e le mani del Salvatore, usciranno grandi luci che per qualche tempo illumineranno la terra. Ciò avverrà poco tempo prima dell'ultimo giorno. O sangue e acqua, che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, io confido in te. Vilno, 2 agosto 1934. Venerdì, dopo la Santa Comunione, venni trasportata in spirito davanti al trono di Dio. Davanti al trono di Dio vidi le potenze celesti, che adorano Dio incessantemente. Al di là del trono vidi uno splendore inaccessibile alle creature. Vi entra soltanto il Verbo incarnato, come mediatore. Quando Gesù penetrò in quello splendore, io sentii queste parole. Scrivi subito quello che ascolti. Sono il Signore nella mia essenza, e non conosco imposizioni né bisogni. Se chiamo delle creature alla vita, questo è per l'abisso della mia misericordia. In quello stesso momento mi vidi nella nostra cappella, come prima nel mio inginocchiatoio. La Santa Messa era terminata. Queste parole le trovai già scritte. Allorché vidi quanto il mio confessore doveva soffrire a causa di quest'opera che Dio suo tramite sta mandando avanti, io mi spaventai per un momento e dissi così al Signore Gesù: «Dopotutto questa impresa è tua. Perché ti comporti così con lui? Sembra quasi che tu gliela ostacoli, mentre tu esigi che la attui. Scrivi che giorno e notte il mio sguardo riposa su di lui, e che permetto queste contrarietà
per aumentare i suoi meriti. Io do la ricompensa non per il risultato positivo, ma per la pazienza e la fatica sopportata per me. Vilno, 26 ottobre 1934. Venerdì, mentre dall'orto andavo a cena con le educande, erano le 6:10, vidi Gesù sulla nostra cappella, con lo stesso aspetto di quando l'avevo visto la prima volta, così come è dipinto in questa immagine. I due raggi che uscivano dal cuore di Gesù coprirono la nostra cappella, l'infermeria e poi tutta la città, e si estesero sul mondo intero. Ciò durò forse circa 4 minuti, poi scomparve. Anche una delle figliuole che era assieme a me, un po' dietro alle altre, vide quei raggi, ma non vide Gesù, e non vide da dove uscivano quei raggi. Rimase molto impressionata e lo raccontò alle altre ragazze. Le ragazze cominciarono a ridere di lei, dicendole che le era sembrato di vedere qualcosa, forse era una luce proveniente da un aereo. Ma essa rimase saldamente ferma sulla propria opinione e disse che mai in vita sua aveva visto dei raggi di quel genere. Dato che le ragazze le obiettarono anche che forse quello era un riflettore, essa rispose che conosceva la luce dei riflettori e disse: «Raggi così non ne avevo mai visti». Dopo cena quella ragazza si rivolse a me, mi disse che quei raggi l'avevano talmente impressionata che non riusciva a darsi pace. Continuamente ne avrei parlato, eppure non aveva visto Gesù. Mi ricordava continuamente quei raggi, mettendomi così in un certo imbarazzo, dato che non potevo dirle di aver visto Gesù. Pregai per questa cara anima, affinché il Signore le concedesse le grazie di cui aveva tanto bisogno. Il mio cuore si rallegrò. Gesù stesso si fa conoscere nella sua opera. Benché abbia avuto per questo motivo grandi dispiaceri, per Gesù si può sopportare tutto. Quando andai all'adorazione, sentii la vicinanza di Dio. Dopo un momento vidi Gesù e Maria. Quella visione riempì la mia anima di gioia. Chiesi al Signore: «Gesù, qual è la tua volontà in questa questione, sulla quale il confessore mi ordina di interpellarti?» Gesù mi rispose: «È mia volontà che sia qui e che non si licenzi». Poi domandai a Gesù se andava bene questa scritta: «Cristo, Re di misericordia». Gesù mi rispose: «Sono Re di misericordia». E non disse: «Cristo». «Sono Re di misericordia». Desidero che questa immagine venga esposta al pubblico la prima domenica dopo Pasqua. Tale domenica è la festa della misericordia. Attraverso il Verbo incarnato faccio conoscere l'abisso della mia misericordia. E avvenne in modo mirabile. Come il Signore aveva chiesto, il primo tributo di venerazione per questa immagine da parte della folla ebbe luogo una prima domenica dopo Pasqua. Per 3 giorni questa immagine fu esposta al pubblico e fu oggetto della pubblica venerazione. Era stata sistemata ad ostra brama su di una finestra in alto,
e per questo era visibile da molto lontano. Ad Ostra Brama venne celebrato un triduo solenne, a chiusura del giubileo della redenzione del mondo, per il 19° centenario della passione del Salvatore. Ora vedo che l'opera della redenzione è collegata con l'opera della misericordia, richiesta dal Signore. Un certo giorno vidi interiormente quanto dovrà soffrire il mio confessore. Gli amici ti abbandoneranno. Tutti ti contrasteranno. Le forze fisiche diminuiranno. Ti ho visto come un grappolo d'uva, scelto dal Signore e gettato sotto il torchio delle sofferenze. In certi momenti, Padre, la tua anima sarà piena di dubbi per quanto riguarda quest'opera e me. Vidi come se Dio gli fosse contrario. E domandai al Signore perché si comportasse così con lui, come se gli rendesse difficile quello che lui ordinava. Il Signore disse: «Mi comporto così con lui per far comprendere che quest'opera è mia. Digli che non abbia paura di nulla. Il mio sguardo è rivolto giorno e notte su di lui. Nella sua corona ci saranno tante corone quante sono le anime che si salveranno tramite quest'opera. Io do il premio per le sofferenze, non per il buon esito nel lavoro». O mio Gesù, tu solo sai quante persecuzioni sto sopportando per il fatto che ti sono fedele, che mi attengo decisamente alle tue richieste. Tu sei la mia forza. Sostienimi, affinché possa sempre fedelmente adempiere tutto quello che richiedi da me. Io da sola non sono capace di nulla. Ma se tu mi sostieni, tutte le difficoltà non contano niente. Vedo bene, Signore, che la mia vita, dal primo momento in cui la mia anima ricevette la capacità di conoscerti, è una lotta incessante, una lotta sempre più accanita. Ogni mattina, durante la meditazione, mi preparo alla lotta per tutto il giorno. E la Santa Comunione mi dà la sicurezza che vincerò. E così avviene. Ho paura di quel giorno in cui non ho la Santa Comunione. Questo pane dei forti mi dà ogni energia per portare avanti quest'opera. Ho il coraggio di eseguire tutto quello che richiede il Signore. Il coraggio e l'energia che sono dentro di me non sono miei, ma di chi abita in me, l'Eucaristia. O Gesù mio, quanto sono grandi le incomprensioni. Talvolta se non ci fosse l'Eucaristia, non avrei il coraggio di proseguire sulla strada che mi hai indicato. L'umiliazione è il mio cibo quotidiano. È logico che la promessa sposa si adorni con ciò che interessa al suo promesso sposo. Perciò, la veste dello scherno che ha coperto lui deve coprire anche me. Nei momenti in cui soffro molto cerco di tacere. Io non mi fido della lingua. In quei momenti è propensa a parlare di sé. Invece la lingua deve servirmi per lodare Iddio, per tanti benefici, tanti doni che mi ha elargito. Quando ricevo Gesù nella Santa Comunione, lo prego ardentemente perché si degni di guarire la mia lingua, in modo che con essa non offenda né Iddio né il prossimo.
Io desidero che la mia lingua lodi Dio incessantemente. Grandi colpe si commettono con la lingua. Un'anima non può giungere alla santità se non tiene a freno la propria lingua. Riassunto del Catechismo dei Voti Religiosi. Che cos'è il voto? Il voto è una promessa volontaria fatta a Dio di eseguire un'azione più perfetta. È da ritenere obbligatorio un voto in materia già prescritta da un comandamento? Sì. L'esecuzione di un'azione in cose prescritte da un comandamento ha doppio valore e merito, ma la sua omissione è una doppia trasgressione e cattiveria, poiché se si infrange il voto, al peccato contro il comandamento si aggiunge anche il peccato di sacrilegio. Perché i voti religiosi hanno un valore così grande? Perché costituiscono il fondamento della vita religiosa, approvata dalla Chiesa, in cui i membri, uniti in una comunità religiosa, si impegnano a tendere incessantemente alla perfezione, attraverso i tre voti religiosi di povertà, castità e obbedienza, emessi secondo le regole. Che cosa significa tendere alla perfezione? Tendere alla perfezione significa che lo stato religioso in sé non solo esige che venga raggiunta la perfezione, ma obbliga, sotto pena di peccato, ad un impegno quotidiano per la sua conquista. Che obblighi impongono i voti religiosi? I voti religiosi impongono l'obbligo di impegnarsi per il conseguimento delle virtù e della totale sottomissione ai superiori e alle regole, in base alla quale si consegna la propria persona a vantaggio dell'ordine, rinunciando a tutti i diritti su di essa, sulle sue attività, che dedica al servizio di Dio.